Io credo che sia un messaggio che ricorda come in Lombardia non ci si fermi mai di fronte a nessuna difficoltà, che il cuore e la disponibilità dei lombardi ad essere generosi è assolutamente una cosa sempre presente ed è anche un messaggio di speranza per una ripresa, per reagire in modo determinato al virus per dare a tutti il conforto di sapere che comunque le cure ci saranno sempre per tutti e che tutti insieme possiamo fare miracoli e possiamo sicuramente sconfiggere il virus e ripartire per una vita normale. Noi siamo stati travolti da uno tsunami come in nessun'altra regione, mai nella storia della Repubblica e della nostra regione. Ma noi non ci arrendiamo, noi non volevamo soccombere rispetto alle grandi richieste di terapia intensiva, vogliamo continuare a dare una speranza al maggior numero di persone. Da lì l'idea di costruire un ospedale lì dove non c'era niente, alla Fiera di Milano, e abbiamo costruito, e stiamo 24 posti letto di terapia intensiva che partiranno fine settimana, altri 24 arriveranno in successione e poi stiamo preparando per tra 2 o 3 settimane un altro intero piano tra terapia intensiva, subintensiva o letti di degenza a seconda di quello che sarà necessario. Di tutti al contrario. Adesso vi faccio vedere solo la parte, diciamo, un po' più è molto grande, faremo un giro completo, ma insomma vi faccio vedere le cose invece essenziali. Con le volte per le volte, lo stesso modo che abbiamo per gli uomini dall'altra parte. Lo spogliatoio, poi dei medici che come sono i vigili sono tutti vestiti, che andranno a cambiare.